cominciare. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Ovviamente sapete che noi ci teniamo moltissimo agli incontri che facciamo qui al Centro Studio Comunicazione del Parco, per una semplice ragione, perché le tematiche che in qualche modo noi incrociamo sono quelle inerenti alle nostre radici storiche e culturali, hanno questo leitmotiv. E lo facciamo proprio nella consapevolezza che questi incontri possono essere utili ad una migliore conoscenza della nostra memoria storica e quindi anche di noi stessi. Prima di andare direttamente su quella che è la tematica vera e propria, volevo salutare un pochettino tutto il pubblico, intanto che non pinga sempre questa sala già di per sé molto, molto bella, molto suggestiva. Non dimentico mai di dimensionare e di ringraziare gli artisti di Domus Arte che rendono appunto attraverso i loro quadri questa sala già di per sé bella, la rendono molto suggestiva, veramente meravigliosa. E colgo l'occasione per salutare intanto l'assessore dottore Malara in rappresentanza del Comune e di ringraziare il Comune che sponsorizza, diciamo, patrocina a tutti i nostri incontri, e so che lo fa perché ha fatto del sostegno alla cultura un cavallo di battaglia già in epoca, diciamo, pre-elettorale, ma ha mantenuto queste premesse perché non si può dire che difetta sotto questo profilo, neanche sotto altri, perché devo dire che è un'amministrazione veramente molto attiva, non è piacevole perché lo si può notare. Questo, quello che stanno cercando di fare, non è semplice governare, non è sempre intendersi, come dire, risorgere anche dalle proprie ceneri, perché c'è stata anche una gestione commissariale, quindi stanno cercando di fare del loro meglio. Quindi lo ringrazio per essere intervenuto, poi ci dà un saluto, ringrazio l'architetto Triolo che so che si occupa molto nell'ambito dell'attività culturale del nostro territorio, ringrazio il mio carissimo amico Sasso Bellantone, il dottor Salvatore Bellantone, che è un giovane editore, ma devo dire una persona che io stimo tantissimo e che si sta spendendo moltissimo nell'ambito appunto della valorizzazione del nostro patrimonio culturale, della nostra storia, della nostra cultura. Lo stesso dicasi per il professor Severo Bertucci, altro mio carissimo amico che sa che stimo tantissimo e che è uno storico importante, uno storico importante perché lui si occupa di questo ambito seguendo attraverso una tecnica, diciamo, rigorosa dal punto di vista anche scientifico. E quindi lo ringrazio tutti per aver accettato il nostro invito. Quindi adesso io passo un attimino la parola, al dottore Malara per i saluti istituzionali, poi la riprendo un attimo per introdurre i lavori e cedere la parola di conseguenza al moderatore, al dottor Salvatore Bellantone. Passo la parola al dottore Malara. Prego. Grazie tanto. Un saluto a tutti i presenti, un saluto ai relatori, un saluto al Saverio Verducci, autore del libro che sarà presentato stasera, un libro che rafforza sempre più in me il convincimento che i nostri territori hanno una storia millenaria e quindi sono motivo di orgoglio e motivo di speranza, motivo di speranza per un futuro diverso. Ringrazio, dicevo, il centro documentazione che è diretta emanazione dell'amministrazione comunale, guidato così bene da Franco Toscano, e ringrazio soprattutto l'associazione Archeoteca. Grazie. Facciamo un applauso all'associazione. Sono i valori aggiunti nel settore culturale della nostra amministrazione. Devo dire che in questi due anni di amministrazione credo che abbiamo un record, abbiamo organizzato, patrocinato circa 50 eventi culturali e non è poco rispetto, credo, al trend che c'è in Calabria. Una brevissima riflessione sulla fruibilità degli eventi culturali. A mio avviso ci
sono ancora dei compartimenti stagni, la fruibilità è ridotta rispetto a un'utenza che ha sempre più fame di cultura, e quindi chi si impegna come noi nei vari settori dovrebbe a mio avviso cercare di allargare il valore cultura. Cultura intesa a mio avviso come comunicazione, intesa come dinamicità, intesa come ponte di relazioni umane, intesa soprattutto come motore di sviluppo sociale ed economico. Se non facciamo ciò, credo che la nostra azione diverrebbe, sarebbe monca, sarebbe parziale, sarebbe incompleta. Grazie. Allora, adesso prendo la parola, introduco poi una brevissima introduzione, perché non potevo esimermi dall'introdurre, quantomeno i lavori, sempre d'accordo con l'editore e con l'autore, si intende, perché ho avuto già il piacere di fare da relatore a questo libro, e è un libro che mi è rimasto nel cuore perché, come a dire, parla di radici culturali. Quando si parla di radici è qualcosa che mi tocca profondamente, perché diceva qualcuno, poi cioè io mi scrivo alcune cose, poi diciamo queste sono le domande che poi dico alcune cose che vengono in testa in quel momento, chiaramente diceva qualcuno, chi non ha le proprie radici, chi non vuole conoscere le proprie radici, non ha calore d'anima né aristocrazia di pensiero. È un pensiero, è una frase anche un po' forte se vogliamo, ma credo che ciascuno di noi dovrebbe conoscere le proprie radici, perché conoscendo le proprie radici conoscerebbe meglio anche se stesso. E questo libro che mi sono scritto fin dalla prefazione parla di oceano di memoria, mi è rimasta impressa questa locuzione. È un oceano di memoria. Ma perché un oceano di memoria? Proprio perché è uno scrim, è un piccolo tesoro, è utilissimo a tutti coloro i quali intendono avvicinarsi al nostro mondo, alle nostre radici appunto semi sconosciute, perché lo sono. E in questo caso proprio è la memoria storica, l'importanza della memoria storica viene sottolineata dal bellissimo libro del mio amico Saverio, del professore Verducci, viene sottolineata fin dall'introduzione. Egli appunto dice quanto sia importante la memoria storica, in quanto ha il compito fondamentale di far comprendere meglio l'identità storica e culturale del territorio. Quindi un'identità che purtroppo, ecco perché sono utili questi libri, sono utilissimi, perché questi libri ci consentono di comprendere meglio la nostra identità, l'identità storico-culturale, perché la nostra identità, dovete sapere, che è stata, noi abbiamo perso il senso di appartenenza, l'abbiamo smarrito fino a quasi perderlo. Questo libro ci consente di avere un maggiore senso di appartenenza, perché c'è proprio bisogno di questo, in quanto perché abbiamo perso il senso di appartenenza? Proprio perché a causa della deflezione della memoria, causata da chi? Causata da altri, perché gli altri, quelli che hanno scritto i libri, quelli che hanno fatto la storia, che non è sempre una storia vera, reale, hanno sottostimato da sempre, fino a mistificare la nostra storia, la nostra cultura e quindi anche le nostre radici. Quindi ben vengano questi libri, come quello di Saverio, che intendono porre un argine nei confronti proprio della detenzione della memoria, intendono smentire quella che è una non verità storica, perché la verità storica sta in questi libri, in questi autori, persone che si occupano della nostra storia, della nostra cultura in maniera mirabile e in maniera scientifica. E questo è il punto, e questo noi abbiamo bisogno di sottolineare. Detto questo, e io dico che proprio leggendo questo tipo di libro sarebbe ora che noi veramente ci svestissimo, è giunta l'ora di svestirsi di questo giubbotto imbottito del culto dell'inferiorità. Ecco, noi abbiamo un giubbotto che ci è stato cucito, ci è stato confezionato da altri e che noi indossiamo quasi passivamente, direi colpevolmente. Noi dobbiamo tener conto che siamo stati sempre relegati agli ultimi della classe, dobbiamo ripudiare questo concetto.
Detto questo, vado sul libro, ma veramente un paio di minuti per dire, perché Leopetra, fin dalla mia lettura, l'ho sempre associata, perché stiamo parlando di un cantore, Leopetra e Scile. Noi stiamo calpestando adesso la romana Scile e la greca Delfi. Siamo nella romana Scile e nella greca del tradizionale. E guarda caso, sia Leopetra che Scile hanno delle radici molto simili. Ma perché? Ma non è che lo dico io, lo dice questa, lo dice la stessa tabula peutingeriana o peutingeriana, perché noi molto spesso, signori, dobbiamo pure dircelo, abbiamo delle nozioni anche un pochettino vaghe, mi rendo conto, sono anche utili quelle un po' vaghe, però bisognerebbe a volte essere un attimino più precisi. Ebbene, in questa tabula peutingeriana, perché dico peutingeriana? Perché il possessore era Conrad Peutinger, che siamo in tempi moderni, ed è l'originale della Biblioteca Nazionale di Vienna, ma è una carta del IV secolo dopo Cristo, epoca romana, che è stata però ritrovata in epoca medievale tra il XII e il XIII secolo. È importante perché? Perché tra le 550 località menzionate in questa tavola, cioè questa tavola è costituita da 12 rotoli di pergamena per un totale di metri, 6,80 metri, quasi 7 metri, un rotolo tra l'altro si è perso. Ebbene, in questi 12 rotoli di pergamena è descritto l'intero mondo conosciuto che va e andava da allora siamo, ripeto, IV secolo Cristo, dalle colonne di Ercole fino alla Cina. Ebbene, in queste 550 località descritte in questa tabula ci sono Scile e Leopetra. Ma perché ci sono? Perché il Mediterraneo, fino a prima della scoperta dell'America, è stato al centro del mondo. E l'area di Reggio, l'estrema punta della Calabria, quella che io più volte ho detto che ha dato il nome all'Italia, è stata al centro del mondo conosciuto, quindi è stata al centro del centro, quindi non è una cosa, attenzione, irrilevante. E quindi, e poi sia Scile che Leopetra sono commissivi in qualche modo apparentati, anche perché, cioè, cos'è che testimonia anche la loro ricchezza? Cioè non era solo un centro quest'area dal punto di vista geografico, ma anche commerciale, culturale, economico, perché è stata ritrovata moltissima ceramica sia a Leopetra che a Scile. Quindi questa terra è stata, ripeto, un crocevia di culture ed è stata veramente al centro del mondo. Volevo, prima di chiudere, fare solo una precisazione, perché molto spesso si hanno delle notizie vaghe e frammentate del nome di chi è. Riportate pure da Wikipedia a volte, perché non è che, voglio dire, tutto si può discutere, perché anzi la discussione, diciamo così, è ricchezza, si intende. Allora, e volevo soffermare la mia attenzione proprio e la vostra sul toponimo Scile. Qui siamo a Scile, su questo non ci sono dubbi, perché è riportato dalla tavola peutingeriana o poi tigeriana, ma anche dal nomino Ravennate e dal Guidonense, dall'itinerario Guidonense, quindi non solo dalla tavola, perché anche se quella, la tavola è la più importante. Bene, siamo Scile, ma molto spesso se voi digitate su Google Scile, vedete che subito vi compare Scolacium o Scillacium, Scillacium greca, Scolacium romana. Perché vi compaiono queste, che è lo stesso che sarebbe l'attuale Roccelletta di Borgia, nel golfo di Squillace, nel tuo negozio di Squillace. Perché vi compaiono là? Perché questo è un po' un falso storico, ma è uno dei tanti falsi storici, mica il solo. Perché vi devo leggere, per dire, che il Navi Fragum Scilacerum, narrato da Virgilio nei versi 551-500, cioè non lo diciamo, lo dice Virgilio, quindi una voce, se mi consentite, autorevole. Lui parla di questo Navi Fragum, dice, nel libro terzo dell'Eneide, individuerebbe, io ho scritto individua, questo sito proprio nelle scogliere sottostanti il promontorio di Capo San Giovanni, che non è distante da qui qualche centinaio di metri. Perché lui in questi versi, Virgilio dice, che navigando dal golfo di Taranto si è visto in successione, quindi stiamo parlando del viaggio degli eroi con la DNA, attenzione, no? Quindi si è vista Taranto, poi in successione il tempio di Ea, di Era la Cigna, molti di voi lo conosceranno, è rimasta solo una colonna, neanche l'intera, ma il tempio di Crotone, diciamo un tempio molto importante, nei pressi appunto di Crotone, è rimasta una colonna, poi dice le rocche di Caulonia, e poi incrocia, evidentemente più a sud, perché sta venendo dall'alto Ionio verso il basso Ionio, e incrocia più a sud, dice qua, il Navi Fragum Scilacerum, dal quale, oltre il Pluto,
parole di Virgilio, sorge il Trinacrio Etna. Mi sembra che questo Trinacrio Etna tagli la testa al toro, perché non mi consentite, come si può vedere la Scholarium Etna? È possibile, a meno che uno non abbia avuto qualche miraggio, voglio dire, qualche visione, che non è possibile. Quindi l'unico luogo che potrebbe identificare, e identifica anzi Cire, è appunto questo territorio. Finisco, che questa che ho detto io poc'anzi credo che sia una piccola verità, ma vi lascio alle tante verità che contenute nel bellissimo libro del mio amico Saverio Giorgici. Grazie Franco, prendo la parola con l'altro microfono e prima di cedere a mia volta la parola ai relatori, l'architetto Lorenzo Priolo e Saverio Giorgici, autore di questo libro, permettetemi di dire qualche parola, cominciando ad esprimere la mia felicità, perché Franco ci conosciamo da tanto tempo, anche se lui ha qualche capello bianco più di me, in realtà abbiamo la stessa età, anzi più giovane di me. E tornare al Parco Archeoderi oggi è bellissimo, perché tutte le volte che siamo stati qui anche assieme a Saverio, assieme a Lorenzo, è bellissimo rispetto alle altre volte, perché intanto c'è quest'anno un'amministrazione diversa, l'amministrazione Cruda, e in particolar modo perché finalmente Franco Buscano non è da solo, perché la situazione culturale Archeoderi all'interno di questo parco, per la valorizzazione di questo parco, secondo me è la pedina principale per cominciare davvero a valorizzare il parco con un'amministrazione che è sensibile a questo. E quindi sono molto contento, anzi alla fine farò anche una proposta di cui Saverio Verducci parla all'interno del suo libro, con cui chiude, diciamo, il suo libro, e chi lo sa se vogliate sposarla e farla partire da qui. È bello tornare perché, nonostante quello che stiamo vivendo recentemente, di tempi davvero difficili e miseri, dove ci ricordiamo quanto la Calabria non conti nulla rispetto al resto della penisola italica, specie di carattere politico, non riusciamo ad emergere, non riusciamo a creare una voce tutta meridionale che sia capace, in altre, oltre che in altre discipline, anche sul piano della politica, di dire che noi appunto non siamo inferiori. Però questo sodalizio secondo me è importante, perché qui al Parco Archeoderi, dove appunto qualche onda delle memorie della nostra storia è rimasta, forse qui si può ricostruire quelle realtà di cui si parlava prima e farla conoscere anche ai più giovani. Quindi di bocca al lupo, non ve guardate, non disperate, perché ormai viviamo quotidianamente con la disperazione, non ci aiuterà nessuno, state sicuri, Franco non ha mollato, no? Non mollate neanche voi, ne passerete davvero tante, però bisogna resistere, perché non abbiamo altra strada, non abbiamo alternativa. E soprattutto cercate di sentirvi in rete, anche con le persone, con gli studiosi che vengono a sedere qui, come l'architetto Priolo, come Saverio Verducci, come Nicola Ferrolino, come Daniele Castrizio e come tutti gli altri studiosi che ci sono stati e ci sono. Fate e lavorate davvero sull'identità. Però cercate di battervi in tutti i modi, assieme a questo, per farlo rinascere questo parco, e chi lo sa, creare anche un ponte di collegamento con l'antica Leopoteca, con la Zara, ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare, arrivare fino a Monasterace, insomma
abbiamo tante di quella storia nella nostra terra, potremmo fare dei percorsi turistici da soli senza l'aiuto di nessuno. Se l'aiuto c'è, quindi cominciamo a lavorare anche in questo. Detto questo, vi ringrazio per l'ospitalità della presentazione di uno dei libri a cui tengo di più in realtà in questa casa editrice, perché fa parte della collana Crio, sulla storia, e Saverio Bertucci è un autore molto attento alla storia della nostra terra. Tantissimo si dà sempre da fare, ma questa era la primissima pubblicazione di Saverio Bertucci, ce ne sono delle altre, l'ultima abbiamo presentato a novembre, a dicembre c'era anche un amico Gianni Corrasuri che ci ha fatto compagnia, è una città di Minatori, e Saverio è una persona che è uno studioso che dimostra come la storia non è qualcosa che si impara sui manuali, ma è qualcosa che in qualche maniera ogni singola persona racconta, ricorda, ognuno di noi ha qualcosa da dire, ecco perché vorrei mettere insieme le forze e dimostrare quanto abbiamo da raccontare. E se prima pure in svariate occasioni, insomma, ci ha accompagnato nella presentazione di questo libro, anche il libro riguardante i Minatori, anche lei ha un lavoro, chi lo sa, da qui a breve se uscirà qualche opera per di sottio da parte dell'architetto. Ci prepariamo subito con la situazione Archeoderi per ospitarci nuovamente su questo eventuale lavoro, diciamo così, per ora, è sicuro, riuscirà a me. E ti cedo subito la parola per sapere, per farci sapere cosa ne pensi di tutto questo. Ci prego, dice Sergio. Lazzaro, che è l'antica Leucopetra,
l'antica terra è piena di capodanni che i greci chiamarono così per il colore bianco delle sue rocce, quando approdarono a fondare proprio l'insediamento abitativo. Questo luogo e le rocce bianche sono state segnate da secoli di storia ed eventi, come la spedizione ateniese del 415-413 a.C. e nelle acque antistanti verificarsi della sanguinosa battaglia navale intercorsa nel primo secolo a.C. tra Sesto Pompeo e Giovane Ottaviano, non ancora Augusto, a cui si riferiscono i proiettili dei pervenuti e custoditi nell'antiquario della Copia di Lazzaro che Saverio studia e riporta nella pubblicazione di Leopoldo Petra. Oltretutto, oggi insieme a San Pasquale e all'antiquario di San Pasquale, l'antiquario di Lazzaro è oggetto di un importante progetto di valorizzazione e fruizione. Quindi speriamo che a breve sia possibile visitarlo e da tutti in ogni momento dell'anno, senza aspettare prenotazioni. E quindi spero anche che chiedano l'aiuto di Saverio, me lo auguro, proprio per dare l'aiuto, accompagnare i visitatori e fare da guida e raccontare della storia del nostro territorio, visto che ha conseguito importanti studi. Diciamo che poi Leucopetra è anche un sito importante, come già stato detto, perché è al centro delle rotte del Mediterraneo nell'antichità, e nel 44 a.C. sbarcò Cicerone, ospite di passaggio nella villa dell'antico aristocratico Publio Valerio, mentre era diretto in Grecia nel momento del suo esilio e fuga da Roma. Infatti Saverio ne parla all'interno della sua pubblicazione e poi ascolterete da lui proprio la storia. Oltre i greci e romani, Leucopetra è stata anche abitata da ebrei, c'è stato un piccolo insediamento di ebrei e di cristiani. E diciamo che i reperti sono conservati sempre all'antiquario, no? E quelli di cui la lucerna, ampiamente studiata, è quella che è praticamente il reperto che attrae di più i visitatori ogni volta che si prestano a visitare le sale dell'antiquario. No? Il territorio di Lazzaro, l'antico Leucopetra, è ricca di memorie, come già è stato detto, che sono tutte da scoprire. Che Saverio ha saputo racchiudere in quest'opera, appunto uno scrigno di memoria ottenuto grazie alla sua ricerca e a svariati studi che ha condotto nel tempo, perché non sono stati degli studi di poco tempo, ma è stata per gran parte della sua giovane vita di studi sia all'università sia perfezionamenti, specializzazione più di certo, ha condotto sempre un filo conduceva gli studi sul territorio di costa di Leucopetra e di Lazzaro, quindi questo amore viscerale per la sua terra natia che ha regalato a tutti noi del territorio, studiosi, amici, tecnici, che poi dobbiamo intervenire anche con interventi sul territorio, importanti tasselli per la conoscenza della storia ma anche dei beni culturali. E lui stesso, a cui io lascerò la parola, vi illustrerà proprio quello che è il gran lavoro fatto con quest'opera di ricerca. E io sono contenta perché Saverio, oltre a essere, voglio spendere due parole, perché Saverio, oltre a essere un grande studioso, molto dedito alla ricerca, molto preciso nel riportare le fonti, molto preciso a fare ricerca, a fare incroci proprio per constatare la veridicità dei documenti ritrovati e poi riportarli nelle sue opere, è anche una persona molto umile e lui nel riportare, nel divulgare la nostra cultura lo fa con molta umiltà e con molto amore. Quindi io sono orgogliosa di essere qui e sono orgogliosa che Saverio è riuscito a fare questa opera molto importante per il nostro territorio di Monte San Giovanni, che arricchisce quella che è la storia del nostro territorio, le pubblicazioni, i documenti che ci fanno sapere chi siamo
la nostra identità culturale da tramandare alle generazioni future, in modo tale che venga sensibilizzata tutta la popolazione e tutta la popolazione riesca a collaborare, se ci sia o non ci sia l'aiuto dell'amministrazione, a valorizzare e proteggere i nostri tesori, che più delle volte i nostri tesori sono stati non solo mantenuti allo stato di abbandono, ma deturpati. Noi abbiamo perso gran parte del nostro patrimonio culturale a Monte San Giovanni, abbiamo perso grandi opere del passato che non ci saranno più restituite, ma di cui non troviamo più traccia neanche documentaria, e con Saverio per quanto ci siamo confrontati su questo. Quindi io mi auguro che le nuove generazioni, facendo tesoro di questi studi, riesca a tutelare almeno quello che rimane, il territorio di Monte San Giovanni tutto e soprattutto la Leopetra, che potrebbe essere quello che è veramente uno sbocco nuovo per il nostro territorio, sia a livello artistico che culturale. Quindi, grazie di essere qui e posso subito la parola. Ringrazio l'architetto Chiore di tutte queste belle parole. Ringrazio Franco Toscano che mi ha voluto qui questa sera, che ci sono la parola, e ringrazio voi per essere qui. Per me non è la prima volta essere seduto qui e relazionare in questo modo. Mi sono occupato già degli ebrei, mi sono occupato nel corso della formazione, nel corso che avevamo fatto bene e anche con la presentazione del Pedro Anastina in analisi a un altro collega e studioso. Oggi sono qui per appunto parlarvi di Leopetra. Leopetra, questo importante centro già conosciuto in epoca greca e in epoca romana, ma recenti studi sui quali ancora sto lavorando ci parlano di una Leopetra abitata già in età preistorica. Ho dei carteggi per le mani che sto contestualizzando con una mappatura di alcuni siti protostorici sul nostro territorio. Questo poi ve lo racconterò, sarà solo un esempio nella prossima pubblicazione. Oggi parleremo di Leopetra, questo vasto territorio che è identificato nella maggior parte delle fonti con uno spazio geografico territoriale compreso tra la Mare di Vennero e il territorio di Saline, e più nello specifico l'area compresa tra Lazzaro e Saline, quindi tra due comuni, Motta San Giovanni e Monte Pellegrino. Andiamo a vedere le carte. Questa è una carta che io ho ricostruito, dove ho riportato i principali centri in età greca e in età romana. Vediamo la freccia rossa che ci identifica proprio capo di Leopetra, come alcune fonti dove scrivono, quindi subito a sud della città di Legion. Quindi vediamo subito Scile, appunto di cui Franco ci parlava, e poi andando ancora oltre sulla costa di Ionica, vediamo Altanum, identificata subito dopo l'area di Basilicana, vediamo Lode Pizzettini, vediamo Mischia, e poi sulla costa di Reggio iniziamo a vediamo Reggio, vediamo Altestabon nella zona di Villa San Giovanni, vediamo Adfeldum sempre sullo stretto, vediamo Pagnana il porto su Valarus, il porto su Oreste e di Padova, e così. Quindi già dalla configurazione della carta la possiamo ridurre una cosa fondamentale, che il nostro centro, la nostra Leopetra, era inserita, come sottolineato da Franco della tavola europeo-pinghiniana, ma lo vedremo meglio nello studio delle fonti, al centro dei più importanti traffici economici, commerciali, politici, anche culturali del tempo, nonché fra le più importanti località appunto storiche conosciute, sia in epoca greca quanto in epoca romana. Lo studio ovviamente del testo, come la metodologia ha richiesto e richiede, principalmente parlando di storia antica, parte dalla conoscenza delle fonti. Perché dalla conoscenza delle fonti? Diciamo che la motivazione principale per cui io ho scritto questo testo è perché spesse volte sono stato contattato dall'Istituto Comprensivo Monte San Giovanni negli anni passati, grazie alla collaborazione con una collega, per esempio in Salvi di Mazzitelli, la quale anche lei si è occupata a scuola, lo sta continuando a fare, di studio del territorio. Da questa collaborazione gratuita, inciso, con
donna di studio complessivo Monte San Giovanni, mi sono accorto che i nostri studenti poco conoscevano la storia del territorio, forse conoscevano qualcosa in più della storia generale, dei programmi di storia generale. Ma siccome sono fermamente convinto che la conoscenza della storia passi sempre dalla conoscenza della storia dell'uomo nel quale si vive, ho ritenuto opportuno raccogliere questo oceano di memorie, come è stato definito, e diciamo raccogliere e quindi raggrupparle tutte in un unico volume. Sono stati anni bellissimi, perché questo progetto è andato avanti fino all'anno scorso, e poi ci siamo fermati, perché ovviamente quando manca la vita spirituale in una cosa, ovviamente tutto regale. Mi auguro di iniziare il nostro caso, Paolo Franco, perché tutti insomma rappresenta un po' la guida in questo caso della situazione. E quindi ho iniziato uno studio delle fonti, uno studio delle fonti che non è stato molto veloce, perché dobbiamo sottolineare che le fonti antiche in merito alle opere non sono molto magnanime. Quindi voglio dire, è stato uno studio che mi ha portato via qualche anno, sia quando ero ancora iscritto all'università, successivamente quando poi ho fatto i perfezionamenti, e poi ancora più quando ho fatto la specializzazione in architettura e archeologia della città classica, verso la formazione. Quindi lo studio delle fonti, ho iniziato ad indagare e a conoscere le fonti, altre meno controverse, a confrontare le fonti, perché molte volte anche nell'ambito storico le fonti stesse possono essere contraddittorie, come qui nel nostro caso è successo. E quindi la prima fonte che ho subito preso, che mi è subito venuto sotto mano, è stato Strabone, il grande geografo greco che dedica alla Calabria il quinto e il sesto libro della sua geografia, un'imponente opera, diciamo, nella quale scrive tutti tutti i luoghi del mondo antico allora conosciuto. E Strabone ci dice che chi naviga dal Regno verso l'Elante, quindi verso sud in questo caso, incontra ad una distanza di 50 stati un promontorio dalle rocce bianche con il quale vivono fino a scoprire la pienezza. Noi facciamo il calcolo esatto dei 50 stati, partendo dall'ubicazione di Regno, i 50 stati coincidono approssimativamente proprio all'area di Padova. Successivamente, sempre nello studio delle fonti, anche Plinio ci parla di Leopoldina e nella sua opera ce lo indica appunto posto come una sporgenza verso Oriente e la colloca a circa 12.000 passi da Reggio, che è la distanza esatta che anche oggi intercorre fra l'area di Capodanno e la città di Rispetto, che sono circa 17 km più, ma c'è ancora una di più. In questo studio di Plinio ci compare per la prima volta la denominazione di Capo Leucopedra, Leucopedra Acroterion, e poi ci menziona anche la zona di Capocinto, oggi di Castello, e la zona di Capocolonna, che la indica come Capolacino. Dopo Plinio abbiamo un altro importante geografo del mondo antico, cioè Tolomeo, che è appunto considerato il padre della geografia antica, che ci dà un dato in più, non ci parla di passi, di distanze, ma ci parla di gradi, e pone Leucopedra ad una latitudine di 38 gradi e 50 primi, che è quella esatta, se voi vediate le carte UGM dell'Istituto Geografico De Agostini, è la stessa latitudine riportata sul Capodanno. Quindi su questo non abbiamo dubbi. Andando oltre, tra le fonti ho anche rinvenuto Edrisi, che è un geografo arabo vissuto al tempo dei Normanni, che la botte la colloca come località fra appunto Punta Pellaro, l'area di Pellaro, e la colloca a 6 miglia da Reggion e a 3 dal Castello di Reggion. Queste distanze misurate coincidono tutte perfettamente con l'area di Capodanno. Ma la parte più, diciamo, corposa delle fonti che ci fornisce importanti notizie circa Leucopedra è Cicerone, il grande oratore romano, che dice che a causa dei venti contrari fu costretto ad approdare dalla Sicilia appunto presso Leucopedra, e quindi presso la villa dell'amico Publio Valerio, che in seguito vedremo chi era questo Publio Valerio.
Per quanto riguarda l'ambito greco, abbiamo Tucidide, lo storico. Ad Enese menziona l'epopea nella sua opera quando ci parla degli avvenimenti bellici che si sono svolti fra la prima e la seconda spedizione ateniese in Sicilia, e la colloca subito a subito di meglio. Nel particolare, noi appunto dalla sua opera possiamo apprendere che le truppe guidate da Eurimedonte giungono proprio presso l'Eupetra, al porto quindi di l'Eupetra, dove si fermano qualche giorno prima di giungere verso l'Artemisia. Anche Scile, ecco, proprio perché c'è questo apparentamento tra Scile e Leopetra, ecco, anche per quanto riguarda l'appendice, perché Saverio si sta riferendo, scusate questa intromissione, si sta riferendo proprio all'appendice della guerra del Peloponneso. C'è stato l'appendice in questo territorio, sapete come regge l'alleata di Atene mentre l'opera di Sparta. Ebbene, ci sono degli appendici a Leopetra e anche qui a Scile, perché addirittura il sito di San Salvatore molto probabilmente è stato oggetto proprio in quella circostanza di un incendio, di una presa, diciamo, proprio nell'ambito di questa storia, per dire quante cose comuni ci sono tra Scile, appunto la terra che stiamo calpestando, per Leopetra. Scusami per l'introduzione. Circa San Salvatore possiamo anche dire che studi di quali tu sei, diciamo, senza altra conoscenza, ci parlano di un incendio di circa 1000 gradi di temperatura. Sono stati contenuti infatti nel legge, diciamo, dell'incendio, e la datazione della quantità di carbonio presente sulle frecce ha anche consentito di vedere il grado di caldo dell'incendio con cui è stato messo questo sito di San Salvatore. Uno dei siti interni insieme a Umbro, insomma, perché poi parliamo di Umbro, insomma, la penitenzeria, comunque poi questo è un altro discorso, magari lo faremo in un'altra conversazione. E poi, oltre alle fonti storiche e geografiche, ho esaminato la cartografia. Spesse volte la storia si serve principalmente dello studio delle fonti e non si occupa degli studi cartografici. La tavola per il italiano, siccome Franco prima ha sottolineato, indica Leopetra e la indica come una stazio. Eccola qua, parlando di stazio, noi indichiamo una simbologia particolare, perché la stazio era un luogo più importante rispetto ad altri centri minori e veniva indicato con un simbolo più grande rispetto ad altri centri. E quindi esattamente noi abbiamo questa stazio di Leopetra indicata con una simbologia maggiore, quindi questo ci indica che era uno dei centri, insieme a Scile ovviamente, di particolare importanza della costa ionica prima appunto di giungere a Trebbio. E infatti la tavola pone Leopetra a 5000 passi da Trebbio. Ovviamente le distanze comunque della tavola, ha fatto una piccola precisazione, ecco il fatto, ecco, dello studio delle fonti. I 5000 passi da Trebbio sono passi marini, quindi parliamo di cabotaggio, non ci corrispondono con quelli del resto, questo è chiaro, però dalla cartografia stessa e quindi dalla simbologia della stazio noi vediamo comunque che il sito è esattamente quello del quale stiamo parlando e con il quale concordano tutte le altre. Andando un poco in epoca moderna, nel 1562 ho rinvenuto una carta datata 1562 che era un trattato di Jacopo Castaldi, che era uno dei cosmografi più importanti a Venezia, che ci indica due località distinte e separate. E la prima volta in una carta, in questo caso 1562, dove compare il termine, il toponimo Capo dell'Armi, e accanto a Capo dell'Armi, purtroppo qui diciamo la foto è piccola, non è visibile, compare anche Leopetra. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche già ancora nel 1562, in piena età umanistica, il centro di Leopetra aveva una vitalità importante, se ancora viene segnato nelle carte. Quindi anche in età moderna c'è e persiste il toponimo Leopetra. Ancor più andiamo nel 1580, questa è la galleria del Belvedere presso il Vaticano, è stata rinvenuta, c'è una pittura muraria
di una volta dove c'è un affresco di Ignazio Lanti dove compare proprio sia Gaudenati e il capo Leo Copetra, c'è uno spostamento. E ancora nel 1580 questo nuovo, appunto questo toponimo ancora esiste. Sempre in ambito cartografico esiste un'altra carta che io ho rinvenuto, datata 1589, ed è una carta che è stata realizzata da Natale Bonifacio da Sebenico, che era un altro cartografo, dove compare Leo Copetra racchiusa tra la fumaria di Sant'Agata a sud di Reggio e l'area di Mezzano. Quindi vediamo benissimo che sia le fonti storiche, che le fonti archeologiche, che le fonti cartografiche ed artistiche in questo caso coincidono tutte nell'identificare Capo Leo Copetra in una zona compresa proprio fra la rada di Pennaro e l'ambito di Saline, più specificatamente l'area di Capo d'Arco. Occorre sottolineare però una cosa, che parlando di Leo Copetra non parliamo solo del promontorio di Capo d'Arco, ma parliamo anche di un piccolo villaggio che esisteva sull'area di Capo d'Arco, che aveva lo stesso nome. Questo villaggio era abitato da città da pastori, da marinai e da abili contadini, e questo lo vedremo dopo, perché dallo studio che io ho condotto sui reperti presenti in questo antiquario di Lanzaro è emerso la presenza costante di contadini che veneravano delle divinità tipiche del culto agreste, in primis sia Demetra che sia Apollo. E ora vediamo. Quindi passando allo studio della storia greca, è proprio con Strabone che noi sappiamo che la città di Eleion fu molto potente nell'antichità, o comunque fino al punto 4 avanti Cristo, nel momento in cui attorno alla stessa città di Eleion, alla polis fondamentale che aveva lo scopo di controllare lo stretto, sulla sua ora si sono dislocati tanti vari centri, sia a nord sia a sud, più piccoli del centro di Eleion stesso. Uno di questi centri era Leopoldo, ed è lo stesso Strabone che ce lo documenta quando ci dice che lo pone a 50 stadi a sud della città. Quindi Leopetra altro non era che sia l'area che questo villaggio situato sulle alture di Capo d'Arco. Questo villaggio perché importanti studi, tra cui quelli del Barbio del 500, Gabriele Barbio umanista del Gino, ma anche più nel corso del 1900, tra cui gli studi di Carbone e Dio, ci hanno documentato la presenza di resti, di reperti archeologici che appunto indicano la presenza di un piccolo villaggio, perché sono stati rinvenuti alcuni moduli, cioè i resti di alcuni moduli abitativi, alcuni luoghi di culto, ed è stata rinvenuta una notevole quantità di ceramica. Ovviamente, come tutte le cose belle di questa terra, questi studi improvvisamente si sono fermati e quell'aria non è stata mai indagata. Io mi auguro che con il tempo si indaghi anche la nostra verità. Questo perché, oltre allo studio in se stesso delle carte geografiche che evidenziano che la strada a sud di Reggio, che andava a diciamo, congiungere la città di Reggio con i centri minori della costa, risaliva proprio sulla dorsale di Capo d'Arco e ridiscendeva nell'ambito di Saline. Tracce di questa strada che appunto indicate dalle fonti sono state effettivamente rinvenute. Sì, purtroppo si tratta di scavi fortuiti, di studi avvenuti per caso e non in maniera sistematica. Ovviamente occorre sottolineare anche un'altra cosa, che sia il Barbio sia il Carbone Dio non hanno fornito comunque con estrema esattezza i luoghi di rinvenimento. Molto importante, nell'area di Saline è stata rinvenuta un'importante area di culto con delle tombe a tegola e anche i resti di un acquedotto e frammenti ceramici scritti sia a vernice nera sia a vernice rossa, dei quali non si sa che fine hanno fatto. Io questo lo dico perché non ho fede sul libro. Andando avanti, quindi quest'asse risaliva da Capo d'Arco e ridiscendeva
nell'area di Riace. Quindi, proprio in questo contesto, su quell'area, in quella zona, sorgeva questa borgata. Ovviamente facevano da contorno una serie di case sparse, poi nell'area per esempio di Valle, di Venere, e anche lì sono stati rinvenuti importanti resti, quindi anche l'area di Volare, di Venere, lo scopo appunto a sud di Lazzaro faceva parte di questo vasto territorio identificato dalle fonti come la Torre. Andando ancora oltre abbiamo la fonte di ci dice praticamente la figura di Demostene quando dice che insieme ad Eurimedonte partirono da Curi sul carro tutto lo leone meridionale, giunsero presso Crotone perché venivano da tanto per attaccare Siracusa, dopodiché giunsero proprio presso Scile prima e l'Eupetra dopo, si fermarono per dare riposo alle truppe e poi ripartirono verso Regio, dove non entrarono in città perché i reggini non vollero queste truppe in città e da Leopoldo stesso molto probabilmente alcune truppe salvarono a nord di Siracusa per l'assedio di Siracusa. Ovviamente poi sappiamo benissimo la tragica fine delle Laconie dove le truppe furono annientate e così distrutte. In questo modo capo Leopoldo stesso entra nel contesto della storia antica, perché sappiamo benissimo che la prima e la seconda spedizione ateniese in Sicilia hanno contribuito entrambe a rideterminare quella che era la geografia da un lato e la geopolitica antica delle città della Grecia, quindi delle vecchie cose di Sparta da un lato, Atene e Tebe dall'altro. Non sto qui a fare una lezione di storia greca, ma tanto per andare in fretta. E questo era lo scenario che si profilava alle truppe a chi veniva da sud per imboccare la porta meridionale dello stretto. Leopoldo costituisce proprio la porta meridionale di accesso all'area dello stretto. Queste sono, diciamo questa cosa, ce la documentano tantissime fonti, tra cui la stessa, la stessa battaglia, lo stesso, il Bellum Sicurum viene oggi rivisto, circoscritto in un ambito che va da Scilla proprio a Cavo del Governo, perché i rinvenimenti archeologici costituiti dalle grandi tombe, tanto per intenderci, si rinvengono solo in questo spazio di là. Andando oltre, quindi, io mi sono occupato anche dello studio dei Curi, per esempio, perché proprio sulla dorsale di Capodanno sono emersi alcuni resti che hanno ben evidenziato e documentato i culti praticati in questo territorio. Principalmente, come ho già detto prima, parliamo di Demetra e Pitore. Demetra, celebre per i romani, era Persefone, possiamo anche parlare di Persefone, era la dea degli inferi, ma era anche per i greci la dea della madre terra, come lo era insomma un po' per i frigi, ecco quindi il rapporto di continuità di cui Franco parlava prima con le popolazioni anche orientali. Quindi il nostro territorio, non parlo solo in questo caso di Lazzaro, ma parliamo di tutta l'area sud della grande region, è stato nell'antichità il luogo di incontro di tante culture orientali e di culture occidentali, così come Pascoli ha detto quando era a Messina, ha detto che le onde greche giungono proprio qui a incontrare le onde latine, e è perché è vero, insomma, questo discorso. Quindi la dorsale del Capodanno ha restituito due distinte aree di culti, una era Basì e una era Andrò. A Basì sono state rinvenute delle statuette fitte di rappresentanti in parte Core e in parte Demetra. Una era una molto bella perché porta in grembo, sul grembo, perché viene sempre iconograficamente rappresentata assisa in trono con una corona di spine, e sul grembo una di queste statue, di queste immagini di culto porta una colonna, quindi simbolo anche della fertilità della donna. Su Andromo invece è stata rinvenuta un altro luogo di culto, anche questo molto importante, perché è stata rinvenuta una colonnina dorica, stile dorico, dove sulla parte sono andate altre 20 centimetri,
dove sulla parte sommitale c'è un foro molto, che è usato con ogni, diciamo, certezza per sorreggere un elemento bronzo del quale non c'è traccia, neanche della colonnina c'è traccia. E anche qui si parla di Demetra e di, però abbiamo un dato in più, un dato epigrafico. Qui c'è scritto sulla base della colonna una scritta in greco che appunto recita: Cleinetos, figlio di Nicomaco, dona la decima parte di qualcosa di suo a quella divinità. E quindi abbiamo il nome di due abitanti di Leucopetra, ma sappiamo anche che sono due agricoltori, due contadini che vivono a Leucopetra. Da qui ho condotto lo studio sul tipo di civiltà e di società che abita questo territorio, la società di tipo patriarcale, perché ognuno, questo è tipico delle polis, ognuno aveva il suo piccolo appezzamento di terra e dava un'offerta alla divinità del luogo, qualcosa di suo, una parte di quello che veniva prodotto, in modo tale da, diciamo, omaggiare, ringraziare e ingraziare in questo caso la divinità per il tipo di fertilità di terra. Un altro tipo di rinvenimento simile è stato rinvenuto alcuni anni dopo in un'altra area del nostro comune, nella zona, diciamo, del Vivio Motta, la salita di Motta San Giovanni. Nei lavori fortunati che si stavano conducendo per la costruzione di un rinvenimento, di un'area idrica, ci si è imbattuti in una favissa. In ambito archeologico, la favissa è una grande buca che, diciamo, conteneva circa 50 statuette fittili. Anche in questo caso parliamo di Demetra e di Core. Di queste 50 statuette soltanto una piccola parte poteva essere salvata, perché la ditta che stava eseguendo i lavori, per non perdere la parte, ha pensato bene di occultare tutto. Quando sono arrivati i sovrintendenti, che allora era fuori al tempo, cercò di portare i lavori, ma ormai era rimasto veramente molto poco. Tra l'altro, questo serbatoio, dopo che è stato costruito, edificato, sistemato e tutto, non è entrato mai in funzione, quindi non si sa neanche perché. Area anche questa, in questo caso, che non è stata mai indagata sistematicamente, quindi non sappiamo ancora extra a questo serbatoio, nelle aree vicine, quello che potrebbe esserci. È chiaro che se c'era un luogo di culto, non era un luogo di culto isolato, questo è ovvio. E sempre qui parliamo, diciamo, della stessa area di culto, con queste statuette che sono ascrivibili fra il V e il III secolo avanti Cristo, momento in cui il culto di Demetra e di Core nella Magna Regia, ma soprattutto nella Lata, parliamo di Losada, di Metna, parliamo di Ponno, parliamo di Regolo, con i rinvenimenti dell'area di Isola Boccetta, tanto per intenderci, era particolarmente sviluppato, era particolarmente attivo il tempo. Dal punto di vista storico e archeologico, anche per Cavo Leucopetra è giustificato. Andiamo ora alla storia romana, quindi questa era la parte dei rinvenimenti dell'ambito greco. Conclusa la parte greca, anche se è stato effettivamente un continuum, perché con Agato, che sostanzialmente sì, con la morte di Agato, che cade il mito della Magna Regia, cade lo stremo. Ecco, condottiero che tende a, diciamo, occupare questi territori per la difesa delle polis, delle genti greche, ma con, ecco, l'arrivo di Roma che giunge intorno al terzo, fine del terzo avanti Cristo, fino al terzo, quarto dopo Cristo e anche oltre, questo territorio subisce influenza la presenza romana, anche se in greco continuerà ad essere parlato nel nostro territorio fino al 1055-1051, momento dei Normanni, anche se poi resterà comunque la lingua ufficiale per tutti i documenti fino insomma, al 1700, e oserei dire fino ad oggi, praticamente, perché noi lo stiamo continuando a parlare. Quello della continuità del greco sia fuori discussione, anche perché tu sai bene che ci sono le epigrafi di Lucia d'Amore, ci sono 62 epigrafi che attestano appunto la continuità della lingua greca dal VI secolo a.C. fino al IX decimo. Dopodiché si arrivano i Normanni, bene, conquistano Reggio, conquistano Bari, però non è che conquistano
a questa terra anche dal punto di vista linguistico. Non la conquistano perché comunque il greco continuerà ad essere parlato, addirittura il culto ci sarà ancora per altri 500 anni nelle diocesi di Bova, quindi tutte cose, cioè non è che il conquistato mineralmente, diciamo così, come succede, viene sempre ad essere conquistato anche culturalmente e linguisticamente, non è una cosa così semplice, diciamo, un conto è la conquista militare, un conto è la conquista culturale, la radice greca è rimasta sempre e credo che viva tuttora. Sicuramente questo. E il primo dato utile per quanto concerne la fase romana dell'occupazione di Eupetra è un'orazione che Marco Tullio Cicerone ha fatto il 2 settembre del 44 a.C. al Senato, nel momento in cui lui dice: giunsi dalla Sicilia e fui ospitato dall'amico Tullio. Andiamo a vedere cosa era successo. Allora, praticamente eravamo nella fase primo, secondo triunvirato, quindi Mario e Silla, Pompeo e Crasso. Ovviamente a Roma sono momenti di subbuglio, sono momenti di tumulto. Perché? Perché la classe degli ottimati cerca di imporre con tutte le proprie forze di imporsi sulla popolazione e principalmente sulle classi deboli. Ovviamente cosa succede? Marco Tullio Cicerone in molte sue orazioni lamenta questo discorso e denuncia questo discorso fino ad una fase particolare, cioè Marco Tullio Cicerone nelle Verrine cosa fa? Denuncia lo stato di degrado e lo strapotere dei proprietori nella Sicilia di Verre tanto per i vertici. Questo evento fa nascere la sua domanda. Quindi è appunto costretto ad abbandonare Roma e lascia Roma per la via del Tristesilio con la scusa di giungere in Grecia dove c'è l'edificio che è stato completamente distrutto. Sappiamo benissimo che non fu così perché partì da Roma, giunse a Napoli, a Pompei tanto per intenderci, da Pompei si imbarcò, giunse a Reggio e da Reggio salpò verso dove si fermò una sola notte, siamo nel 44 avanti Cristo, settembre 44 avanti Cristo. Una sola notte per evitare di destare sospetti fra la popolazione. Nel momento in cui però parte da Siracusa, i venti contrari, l'Austro in questo caso, lo spingono per ben due volte presso l'Eupetra. All'Eupetra Marco Tullio Cicerone ha un amico, Publio Valerio, che era un noto patrizio reggino, un aristocratico reggino, dove appunto viene ospitato e dove molti reggini e molti locomotrini vanno a rendere omaggio al gladiatore romano. Ed è qui che Marco Tullio Cicerone viene a conoscenza di altri fatti, di altri avvenimenti che si stavano manifestando a Roma, ed è qui che lui si riconvince a rientrare a Roma, perché sembra che questa fase di pericolo era scappata. Fortunatamente nel resto di Pompei poi sul fiume Lete incontra Crasso, che gli dice che non è, cioè, affatto come è stato raccontato presso l'Eupetra, quindi lo riblocca. Quindi l'Eupetra entra per la prima volta a fare parte della storia della letteratura latina, non anche della storia romana. Penso che non sia poco aver ospitato un grande oratore romano come Marco Tullio Cicerone. Questi sono una parte dei resti di questa villa che è ancora oggetto di indagine, oggetto di studio, fortunatamente comunque con il progetto che ha visto legata anche, diciamo, un po' una rima con uno stanziamento di fondi dall'Eupetra a Capelabion. Sono stati effettuati, insomma, dei lavori di salvaguardia, in parte messi in sicurezza, e si sta tentando la fruibilità. Questa villa è stata identificata da molti studiosi nell'area terminale dell'attuale Corso Italia d'Azzaro, che resta della colonnina di rifornimento adesso, e si suddivide su due ambienti principali: una parte più antica, che è costituita da una serie di mosaici, è una parte meno antica che è appunto costituita da un'area funebre sostanzialmente, perché sono, diciamo, stati rinvenuti due importanti i frammenti di due sarcofagi di
flotto orientale, secondo, terzo, dopo Cristo, diciamo molto belli, in mano della curva. Quindi questo ci indica che chi abitava questa villa era un nobile patrizio, era una persona che sfruttava il latifondo circostante della villa per arricchirsi da un lato e per commerciare. Occorre dire una cosa, che in ambito archeologico con il termine villa non si intende la struttura, diciamo, architettonica dove abita il nobile patrizio, ma si intende un'unità economico, commerciale, costituita anche dalla struttura, ma con un insieme di altre strutture identificate come case o da terra che servono per alloggio degli operai e per tutti quegli addetti della manutenzione stessa della villa, che servono da deposito come Orrea, tanto per esempio, e tutti questi elementi sul Lazzaro sono stati detenuti. Io francamente l'ho detto anche sul testo che questa possa essere la villa di Duccio Valerio, io francamente ho dei dubbi. Al momento non posso dire l'opposto perché dal punto di vista archeologico manca la prova profondamente, però ci si basa su un'epigrafe rinvenuta e poi anche questa misteriosamente scomparsa nei primi del Novecento, dove ci dice Olim Pedicia Valerio, quindi un tempo la casa di Duccio Valerio, quindi qualcuno che a quel tempo ha, diciamo, condotto questi studi, da questi film che ha detto, ah, allora questa era la villa di Duccio Valerio. Io francamente penso di no, anche perché allo studio dei venti, non sono un meteorologo, voglio dirmi, mi sembra molto strano che l'austro lo abbia spinto dopo da volare, mi sembra lo spingeva prima. Comunque, su questo mi riservo un attimo poi di condurre magari in seguito con gli altri studi. E quindi questa è la prima parte di questi resti. Ovviamente questi resti, lo scavo di questi resti è stato ampliato fino a qualche mese fa, non è stato rinvenuto, c'è un detto di oro, niente di importante, se non un'altra tomba violata, chissà quali, no? Però nulla di importante che abbia potuto fondare altre ipotesi per lo studio. Questa è, diciamo, l'altra parte con i mosaici, che lo dico, lo denuncio qui questa sera, sono in uno stato di totale degrado, di totale abbandono, il geotessuto non ha detto più, ovviamente ci sono cresciuti alberi all'interno, che è cresciuto praticamente di tutto, quindi io non so se per questi mosaici li recupereremo, non so quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale, mi auguro che abbiano a cuore questa parte di storia e che si mettano una mano sulla coscienza. Mi permetto di dire che ho anche qualche dubbio. E quindi qui abbiamo ancora dei mosaici, che erano già comunque parzialmente danneggiati, come vedete questo foro centrale qua, che è perché lì era cresciuto un albero di terra. Quindi ora, se prima erano così, ora nemmeno questo c'è. Penso che purtroppo resteranno solo le foto che abbiamo noi studiosi, come per il Cristo di San Vicente. La stessa cosa, appunto, come diceva Saverio, per il Cristo della Chiesa della Santissima Annunziata di San Vincenzo, che versa proprio in un avanzato stato di degrado e oltretutto non viene effettuata manutenzione e rischia anche un ulteriore degrado per gli incendi a cui può essere sottoposto in questo periodo. Infatti in questi mesi, anche con il gruppo archeologico, anche con il archeologico Valentino, abbiamo fatto un'escursione a Monte San Giovanni, in prossimità della fortificazione, abbiamo visto che sia in prossimità della chiesa della Santissima Annunziata, sia in prossimità della chiesa di Sant'Antonio all'interno della fortificazione, la manutenzione di pulizia non era stata effettuata. Quindi in questo periodo, con il periodo della stagione estiva, è soggetto a rischio incendio e quindi ulteriore danni al patrimonio culturale del nostro territorio. E continuando, qui abbiamo le foto, due foto di due ambienti a mosaico, sono tre quelli rinvenuti a mosaico, vedete che sono dei mosaici molto belli,
con dei colori molto vivi che purtroppo non sono visibili, e diciamo rappresentano tre ambienti di questa villa, ma questi ambienti allo stato di fatto rinvenuti sono sei. Degli altri tre non sappiamo cosa ci sia sotto, perché sopra c'è una bella piattaforma di cemento che hanno tentato di costruirci sopra, lì li hanno fermati, ma fin quando questa piattaforma non verrà purtroppo distrutta non possiamo sapere sotto, diciamo, la planimetria com'è attiva. E quindi, andando ancora oltre, parliamo delle grandi plumbe, comunque si è, diciamo, parlato della guerra, dello stretto come luogo di guerra e anche dell'antichità. Parliamo delle grandi plumbe che furono, diciamo, rinvenute quali proiettili da guerra, nella guerra proprio fra Ottaviano e Salvino Rufo per il controllo di questo territorio, e queste di Leopoldo sono delle grandi plumbe molto particolari perché sono della decima legge e sono molto rare. Questo cosa ci indica? Ci indica che presso il porto di Leopoldo è la distanza la decima legione romana, la stessa legione romana che partì dal Regio sotto Vespasiano e giunse a conquistare la Palestina. Non mi soffermo sulla epigrafia delle grandi plumbe, una è molto particolare perché queste grandi plumbe sono state rinvenute in un contesto di spazio geografico marittimo fra Scilla e Capo Leopoldo. Oltre Capo Leopoldo non ne sono state rinvenute più, quindi questo mi sta ad indicare che proprio la battaglia, il Bellum Sigulum, fu combattuto proprio in uno spazio tra Scilla e Capo Leopoldo, anche perché un rinvenimento simile di grande plumbia è stata rinvenuta presso Siracusa. Questo vuol dire che anche in questo caso San Guilherme Rufo, luogo tenente di Ottaviano, ha fatto un'incursione proprio presso Siracusa. Andiamo oltre, vediamo le epigrafe di Callista, a me molto male perché sono legato a tanti ricordi su Callista. Callista era una ragazza, una fanciulla con 7 anni, presso Leopoldo, e nel 1757 presso una sepoltura nelle immediate vicinanze della villa, anzi forse afferente alla villa stessa, è stata rinvenuta questa bellissima epigrafe datata al IV Cristo. Successivamente altri rinvenimenti si rifanno al 1850. Per quanto non c'è questa epigrafe, possiamo dire che la prima epigrafe rinvenuta presso Papa Leopoldo, presso Lazzaro in questo caso, ed è anche un'epigrafe commemorativa. Questo perché? Lo capiamo dalla scritta DM. DM e cioè sono gli dei mani, dex manibus, cioè praticamente il padre Crisogono affidava questa fanciulla agli dei mani, agli dei protettori, in questo caso della casa. Andiamo ancora avanti, invece tornando al Bellum Sigulum, questo è un altro rinvenimento che si data tra il 42 e il 36 ed è uno dei colli figurini della decima legione, rinvenuto anche sul nostro territorio, proprio nella battaglia fra Sesto Pompeo e Ottaviano, nel momento in cui si rifà per, diciamo, dare tregua alle truppe, si riposa presso Leopoldo e ci lasciano questo rinvenimento. Andando oltre passiamo alla presenza ebraica e alla presenza cristiana, quella che è una parte di storia che ci lega di più. La presenza ebraica presso Leopoldo è anche la presenza volontaria, così come passando a scuola di Polomarini. Perché? Perché Reggio, Leopoldo e Polomarina costituiscono i tre centri principali a sud della città di Reggio e sulla costa ionica, che ci documentano per primi la presenza degli ebrei. Successivamente avremo Libo, avremo Sudacia, avremo Lodi, ma Leopoldo, Bo e Reggio sono i primi tre di cui abbiamo ampiamente certezza. Questo perché a Reggio abbiamo il Titus della sinagoga, e su questo non c'è dubbio, su San Pasquale di Polomarina più chiaro di quello che c'è sotto della sinagoga, insomma, di tutto, diciamo, le lucerne, le anfore dei 52 con i timbri della Menorah che sono state rinvenute qui, e sulla Zaro abbiamo la presenza di questa tabula, di questa iscrizione che è stata ampiamente studiata da Franco Mosino, dove vede il rito di una preghiera
ad una divinità ebraica. Il testo è in greco, si tratta di 12 linee verticali, è una tegola purtroppo fessurata verticalmente, ora ve la faccio vedere, la slide successiva, e poi il rinvenimento di circa 6 lucerne, 5 di manifattura molto probabilmente, e 4 di appunto manifattura nordafricana, una di manifattura locale che indica quelle africane, ma ce n'è una ebraica, perché Reva al centro è il simbolo della memoria. Eccola qua. Questa è sempre custodita presso l'antiquario del Modello Coperto, che mi auguro un giorno possa essere fruibile a tutti, non solo ai più intimi, come si sta facendo in questo momento. In questo caso, al centro vi troviamo il candelabro a 7 braccia, che è il discriminante assoluto della presenza ebraica, della cultura, della civiltà ebraica. Da questi reperti possiamo dire che cosa? Cioè possiamo fare due affermazioni: o che all'Azzaro di Deva è impianta stabile una comunità ebraica, perché sono dei reperti che non hanno avuto riusi, quindi sono un unico uso, quindi qualcuno che abitava lì, o comunque che l'influenza di Bova, in questo caso di Shiva, di Deva, a secondo poi a quale contesto storico ci riferiamo, e il regno su Deucopetra era così forte che ci documenta la presenza anche lì. Questo cosa mi dice attualmente? L'importanza economico-commerciale di questo territorio, il porto naturale di questo territorio dal quale partivano le merci prodotte in Calabria, l'ottimo vino per esempio portato sul che era conservato nel 1552 e nel Dressel 2,4, 23-24, poi successivamente nella Corte, però andiamo poi oltre, che partiva dai nostri porti per raggiungere i principali porti del Mediterraneo, la Laria naturalmente, Città Bellica. Anzi, proprio vi posso dire che alcuni giorni fa è stato rinvenuto un'anfora, a quanto pare calabra, rinvenuta proprio in Bellica, diciamo nella zona della Spagna, nella Bellica spagnola. Quindi questo mi documenta la centralità di questo territorio, non solo dal punto di vista ormai culturale, cosa che è ampiamente accertata, ma anche dal punto di vista economico-commerciale. Quindi era una zona particolarmente ricca, quello che purtroppo non è oggi. Andando ancora oltre, sempre nel 1757, fra i crudeli di una tomba è stato rinvenuto un mattone con queste epigrafe: Sideus pro nobis vis contra los Dionisi di Basilea. Ovviamente da queste epigrafe si deduce una cosa importantissima: questa è la prima epigrafe cristiana documentata sulle opere. Perché? Perché il vocativo Dionisi praticamente indica l'alto grado di vocazione di chi ha scritto questa epigrafe nell'affidare il proprio defunto a Dio, vivas, o comunque vivas, molto probabilmente dalla forma arcaica del latino, vivas che passa a vivas, vibrai in Dio. Quindi un territorio che vede di per sé la presenza di più culture, una zona che vede la presenza di più popoli, cristiani ed ebrei. Ebrei e cristiani come a San Pasquale di Bologna. Ho voluto poi lanciare, purtroppo è piccolo, una carta di rinvenimento delle anfore del 52, una particolare tipo di anfora che John Kay ha sempre ritenuto essere di una produzione orientale, ma che invece studi più diciamo moderni documentano che era un'anfora prodotta proprio nella Grecia. San Pasquale di Bologna, Leucopedra, San Lorenzo, Pellaro, tanto per andare oltre Ville e poi man mano Pippo, furono i primi centri che si occuparono nelle proprie fornaci di produrre le 1052, questa particolare anfora della quale poi vedremo il tipo, dal muso con un orlo molto largo e un fuoco piatto, nella quale si trasportava il vino e l'olio prodotto su questi territori. Infatti, insieme a tutti i centri che ho fatto vedere prima nella fine iniziale della costa sia di Venta sia ionica,
L'Eugopeta, così come Scine, Delli e quindi Bova, costituisce uno dei centri di carico e scarico merci più importanti di tutta la Calabria. Questo lo documentano i dati archeologici da un lato e lo documenta Cassia d'Oro dall'altro, perché in una sua opera ci documenta come la Calabria e i centri subito a sud di Vecchion commerciavano con i porti della Sicilia, dalla Sicilia sui nostri porti arrivava l'ottimo grano che poi veniva portato a Roma per fare dei pranzi per il padre e tutto. Che non senti, commerciavano fin dal sesto millennio avanti Cristo. Sì. E abbiamo lo stigliano, abbiamo un esempio di stigliano che viene dalle olie, quindi sono stati 9.000 anni fa, insomma, sì. Quindi non è poco. Ed ecco l'Anfora dei 52, che i cui esemplari sono stati rinvenuti anche sul nostro territorio. Per quanto concerne Bova, l'Anfora dei 52 ha una particolarità, perché evidentemente a Bova le fornaci furono monopolizzate dagli ebrei, perché sui marci delle anfore ci sono i timbri della menorah, quindi questo vuol dire è la marcatura top. Ed ecco quindi l'area di Eugopeta, per chi giunge da nord, e quella alla nostra sinistra, in questo caso per chi giunge da sud. Uno scenario mostrato che non è passato ovviamente inosservato anche ai primi colonizzatori di questo territorio. Non poteva essere scoperto. Grazie. Bravo. Sottolineando, come avete notato, il fascino anche di scoprire la storia con degli studiosi così semplici e brillanti come Saverio. Saverio ha fatto diversi studi nel corso della vita, diverse lauree. Guardate di cosa si è occupato nel corso del tempo. La Calabria nello spazio mediterraneo epoca romana, la produzione commerci, poi i rapporti commerciali tra la Sicilia e le province orientali d'epoca tardo antica, poi fa un master di secondo livello dal titolo Regio, Atene e Dionisio I, e via diverse collaborazioni con altri studiosi di altre comunità locali, e così come studi specifici su alcuni quotidiani online, alcune riviste di carattere storico. Perché ho voluto rintracciare un pochino il percorso di studi, là dove l'Università di Messina e via dicendo, dove hai imparato gli strumenti del mestiere delle tecniche, grazie agli studiosi che ci sono stati prima di me. Perché dopo aver fatto l'oraggio, avendo studiato la storia, la grande storia, grande autore della storia, vedete, Saverio si è messo subito al lavoro per impiegare tutti quegli strumenti per studiare la storia. Ed è importante che ci siano studiosi come Saverio e che ce ne siano che pullino in qualche maniera in tutti i nostri paesi, in tutte le nostre città, nella nostra terra, perché con questo amore e avendo questi strumenti davvero si ha la possibilità di immaginare una terra, una Calabria, specie nell'area regina, completamente diversa come l'abbiamo, rispetto a come l'abbiamo ereditata. Cosa non ha raccontato Saverio nelle sue diapositive, nelle fotografie? C'è una proposta molto importante all'interno di questo libro, perché spesso che è uno dei miei libri preferiti, perché arrivato ad un certo punto Saverio Verducci parla di CDT, che chiama carta di valorizzazione del territorio. Non sarebbe male, ecco quello che dicevo all'inizio, pensare ad una carta di valorizzazione del territorio assieme agli amici del centro documentazione. Ci vuoi spiegare intanto che cos'è questa carta e vedere se ci sono i presupposti per cominciare a lavorarci su
coinvolgendo anche gli altri studiosi e la soluzione archeologica. Sì, grazie Sergio. Sì, secondo me i presupposti che abbiamo avuto. La carta di appunto valorizzazione è uno strumento, secondo me, molto importante, diciamo, il quale tutte le pubbliche amministrazioni si dovrebbero notare, inteso proprio quale appunto elemento per la valorizzazione di un territorio, ma non soltanto dal punto di vista storico e culturale, ma anche 360 gradi, paesaggistico, storico culturale, artistico e così via. Purtroppo dispiace ammettere che nelle vostre zone questo discorso non c'è, perché i beni culturali spesse volte vengono trattati un po' ad usus honorus, diciamo, e quindi questo discorso non consente a molti studiosi, a molti giovani studiosi, di poter accostarsi e di offrire principalmente le proprie conoscenze al campo della ricerca, perché vige sempre il discorso che ognuno deve sempre privilegiare, ognuno deve sempre sapere più. Purtroppo dispiace ammetterlo, però funziona in questo modo. Ecco perché ancora, diciamo, come beni culturali siamo combinati, non siamo combinati, siamo da zero, perché c'è effettivamente una cultura dei beni culturali. In una regione, la Magna Grecia, che ha dato il nome all'Italia e che da qui potrebbe veramente partire la potente arma di riscatto per tutto il paese. Noi dobbiamo sentire Sgrabi che se ne esce a dire che deve portarsi in questa presenza. Cioè, allora sentiamo queste buffonate. Va bene, ma con te, cioè, beh, si sa Sgrabi un po'. Ecco che, però nessuno ha la coscienza di dire allora partiamo, iniziamo. Questo discorso non avviene. Io sono risposto con gli amici dell'architetto, nel caso in cui si dovesse creare questi tipi di abbiamo tutta la forza anche di creare una rete eventualmente fra più realtà attive sui nostri territori per dare veramente uno, cioè un input ad uno sviluppo concreto, diciamo, delle nostre sì, io sono assolutamente d'accordo con quanto sostenuto. Credo che sia fondamentale lavorare in sinergia, perché noi abbiamo bisogno, credo, forse abbiamo bisogno, addirittura oserei dire, da un punto di vista proprio caratteriale, abbiamo bisogno di chi, di qualcuno che ci stia più vicino, che operi, che lavori con noi, perché dovremmo veramente fare in modo, perché noi quello che non difetta in questa terra di sicuro è la materia prima ce l'abbiamo. Abbiamo il patrimonio culturale, lo diciamo noi che siamo autoctoni, lo dicono gli altri, lo dice il Censis, abbiamo un patrimonio culturale di primissimo livello in Europa, il più importante, uno dei più importanti in Europa. Ebbene, c'è bisogno veramente che tutti noi diamo il nostro contributo, perché per la sua valorizzazione, perché io credo che, ma io credo una cosa che crediamo un po' tutti, non è un segreto, che il patrimonio culturale potrebbe essere anche, diventare anche una sorta di, costituire, diciamo così, anche un patrimonio, diciamo, economico, dal punto di vista anche occupazionale. Quindi dovremmo anche dare questa chiave di lettura, perché no, al nostro importantissimo patrimonio culturale. Quello dello sfruttamento del certamente, no, ma assolutamente, infatti. Perché più delle volte si confonde questa cosa, quello sfruttamento del bene culturale, sì, no, non è lo sfruttamento, no, è sì, la valorizzazione. Esatto, però, ecco, tornando a questo discorso, è fondamentale una cosa, cioè noi c'è bisogno, noi adesso ci sacrifichiamo in qualche misura, lo facciamo con molto piacere, ad tenere aperto il centro di documentazione il martedì, giovedì, sabato e domenica e tutti i vestiti, ma solo con i volontari, quindi costo zero. Gratis e tenore vero, ma perché lo facciamo? Perché sappiamo quanto è importante, direi fondamentale, far sì che il bene culturale sia fruibile. Cioè non dovrebbe mai esistere che un parco, qualsiasi parco del mondo, non nostro, rimanga chiuso di domenica e di lunedì, cioè i festivi, quando proprio la gente magari, proprio perché è una giornata di festa, di posto, diciamo così, si sposta anche per fare un'escursione. Cioè è assurdo. Io volevo aggiungere un'altra cosa di grande attualità in questi giorni,
che però francamente a parte Pentolani non si è scaldato nessuno, né amministrazione comunale, praticamente nessuno. Allora l'ultimo treno che parte da Reggio Calabria Centrale per arrivare a Lazzaro dalle 17.43 di pomeriggio, dopodiché a Lazzaro tu arrivi alle 6 di mattina. Questo è il concetto. E poi abbiamo il coraggio di parlare di città metropolitana, ma città metropolitana direi che non c'è nemmeno la possibilità di potersi sposare. Quindi se una persona volesse visitare nel periodo estivo, volesse venire a Lazzaro una sera dopo le 5.43, treni non ce ne sono. Io non comprendo perché nessuno degli amministratori, e sottolineo nessuno, per una cosa così importante non si è mobilitato. Per un quarto caso, se dobbiamo organizzare una notte bianca dobbiamo mobilitare tutti. Ecco la mobilità, manca questa cosa. Per appunto valorizzare. Io chiedo se ci sono delle curiosità al pubblico rivolte all'autore, Sergio Verducci. Mi sembra di no. Beh, con questa riflessione sullo stato dell'arte, sul piano dei trasporti, io direi di chiudere questa presentazione. Bisogna continuare a darsi da fare, anche se sembra che ci sia una volontà che poi i nostri reperti restino così dimenticati, evidentemente, perché potremmo viverlo, diciamo, spesso solo e soltanto della bellezza di tutti i reperti, di tutta la storia che c'è nella nostra terra, ma noi continueremo a raccontare e a difendere la nostra storia sempre fino alla fine. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, vi ringrazio Saverio Bertucci, autore di Eucometra, la storia greco-romana della città. La trovate in libro giù, nel bookshop che c'è all'ingresso del centro di documentazione. Ringrazio Vincenza Trivello, Franco Toscano, Sergio Malara, naturalmente ringrazio tutti voi, ringraziamo anche Telemedito che ha fatto volevo ringraziare pure io, scusami, Telemedito, perché viene sempre qua a titolo gratuito, grazie pure a Pasquale per una persona disponibilissima, ma tutta la TV, che ci tengo veramente a ringraziare, come tutti i presenti, sono tutti cari amici, tutti persone veramente che ognuno di loro, direi proprio uno ad uno, contribuiscono a valorizzare la bellezza e la ricchezza del nostro territorio. Direi uno a uno, vi conosco tutti qua dentro. Grazie a tutti. Grazie. Consiglierei un applauso a Luigi Sifundo, all'Associazione Culturale Archeomeri, che ci ha voluto grazie a tutti e a presto. Chi lo sa, con il prossimo libro di Saverio Verducci e con qualche altra sorpresa di cui parlavamo all'inizio a proposito di Vincenzo. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima presentazione.